Ciao ragazzi, io sono Falconer e oggi sono qua con un nuovo scopriamo, per scoprire insieme a voi, They Are Billions, un gioco che unisce tutto ciò che io amo di più in ambito videoludico, ovvero un contesto steampunk alla Bioshock, se vogliamo, e zombie, tanti zombie, perché il titolo del gioco è essenzialmente Sono Miliardi e si riferisce a questi omini qui, che noi dovremo respingere con tutte le nostre forze in una realtà in cui l'umanità ha perduto la lotta contro i non morti e si trova rinchiusa in colonie che devono resistere all'avanzata di tante orde nemiche. E sarà un gioco bello complicato secondo me, ma secondo me ricco di potenziale. Per cui partirei, vediamo com'è. Allora, è un survival chiaramente, lo chiamiamo survival, sta partita, vabbè niente. Dunque, allora, terreno abbiamo, adesso il gioco è ancora in early access, per cui toccherà vedere un po' la quantità di contenuti, quindi c'è una mappa per adesso, l'altra è bloccata. Ah, dobbiamo semplicemente superare la prima mappa per accedere alla seconda. Poi, durata della partita, 100 giorni, 120, 150, 80... Beh, io partirei con un 120 accessibile, giusto per capire il gioco. Per vincere la partita devi creare una colonia e rimanere in vita per la durata del gioco. Le orde degli infetti sono le stesse a prescindere dalla durata selezionata. Perciò più è elevata la durata e maggiore sarà la semplicità dell'esperienza, perché si avrà più tempo per costruire le difese e attendere così l'orda. La popolazione infettata. Allora, questo parametro influenza quanti infetti ci sono sulla mappa dall'inizio e la dimensione dell'orda che periodicamente arriverà ad attaccare la colonia. Io direi che facciamo, vabbè, qualche infetto anche no. Molto basso, basso, medio, medio. Questo voglio godermelo perché il gioco si fonda su una quantità abbastanza notevole di nemici. Per cui no, allora facciamo una cosa, 100 giorni, livello medio, vediamo un po' com'è. L'esperienza di base originale. Ok. Allora, questo è il nostro centro di comando. Io mi fermerei un attimo perché voglio capire di cosa stiamo parlando. Allora, c'è l'indicatore dei giorni, l'indicatore delle ore, la mappa. Mi ricorda un sacco Warcraft dei bei tempi e Age of Empires. Allora, poi abbiamo linea di difesa. Poi abbiamo la quantità di oro che entra. Ecco qua ci indica praticamente tutto quello che è legato a questa struttura. Allora, poi abbiamo il menu di creazione, di costruzione, coloni, la tenda, possiamo creare, poi abbiamo le risorse. Questo è per i cacciatori, quindi ci permette di cacciare un po' gli animali intorno, e questo è per i pescatori, con la segheria e volendo il quarry che permette di raccogliere materiali come pietra, ferro e oro dalle miniere circostanti. Poi abbiamo energia, torre Tesla, vabbè, non abbiamo niente da spiegare, e il mulino che genera energia per la colonia. E vabbè, industria, abbiamo warehouse che aumenta la capacità massima di risorse accumulabili e aumenta anche la produzione delle risorse delle strutture circostanti. Poi abbiamo Wood Workshop, permette di ricercare più complesse strutture fatte di legno. Poi abbiamo militare. Vabbè, questo è per allenare, per addestrare i soldati. E poi le mura, la recinzione di legno, il cancello di legno e la torre di legno. Bene. Qua abbiamo la possibilità di osservare i sindaci della colonia. Con l'aumentare della popolazione potrai scegliere un nuovo sindaco. I vantaggi di ogni sindaco sono mantenuti attraverso tutta la partita. Ok, ci servono 30, 200, 600 e 1200 coloni. Poi che abbiamo?
Centro di comando è questo qui, appunto, che va protetto a costo della vita. Direi che è tutto abbastanza chiaro. Scusate l'intro un po' di studio, ma ci voleva, insomma. Per cui, allora, noto che non ci sono cose per aumentare la velocità della partita, per cui qua ci sono il soldato e il ranger. Possiamo dargli, metterli anche in perlustrazione, non mi veniva il termine, scusate. E dunque, coloni, costruiamo qualcosa. Tipo, dove la facciamo la zona? Qua. Tre strutture di difesa. E ho paura. Beh, esploriamo un po' la zona circostante per capire. Allora, voglio capire più che altro le... Ah! Le zone da cui potrebbero arrivare. Allora, lì, sì. Vabbè, intanto che... Dunque, risorse, abbiamo detto la tenda, i coloni ci sono. Allora, io farei il coso di cacciatori. Tipo qua. E ne mettiamo un altro da quest'altra parte. Poi facciamo dei pescatori. No, perché non c'è niente di acqua da ste parti. Per cui là vengono i nemici, per cui toccherà. Allora, qua potremmo mettere quello per i pescatori. Dobbiamo prima conoscere l'ambiente che ci circonda. Porca miseria, quanti sono da lì. Ok. Ne abbiamo due catene che ci, di montagne, insomma, che ci proteggono un minimo. E da questa parte è pessima. Ah, pure lì. Pure lì. Bene, siamo dannatamente circondati. Bene. Che bello. Allora, energia, torre Tesla, ne mettiamo una qua. Poi militare, non abbiamo abbastanza risorse, vanno raccolte le cose. Industria, non abbiamo niente. E qua il pescatore, caro il mio pescatore, ma tu non ti puoi mettere qua, non siamo ancora arrivati. Dunque, questa è la segheria, serve tipo troppo. Qua. Perché no? Allora, torre Tesla è andata. E cosa ci vuole per metterla? Bene. L'indicatore più basso possibile abbiamo preso. Poi un po' di muri, che forse è il caso. Quanta legna abbiamo al momento? 10. Beh, mica male. Cioè, praticamente con una torre di legno abbiamo finito tutto. Bene, fa piacere. Sarà un po' lunga, credo, la cosa. Allora, io adesso vorrei... Oh, un po' d'oro l'ha trovato. E comunque, bello tosto, eh. Io pensavo, insomma, che fosse un po' più facilotto, ma... Torre Tesla, ne mettiamo un'altra qui, giusto per estendere un po' il raggio d'azione. Certo è che servirebbe una segheria in più, perché ho paura che così... Tenda completata, la torre Tesla sta andando. Io già mi sono innamorato del gioco, perché non lo so, io ogni cosa che c'ha a che fare con gli zombie mi provoca un brivido e non riesco a farne a meno. Ok, torre Tesla completata. Allora, a questo punto io direi che sarebbe il caso di fare un'altra segheria, sperando poi che non ci attacchino nel mentre, perché, cioè, io sto a fare tutta sta roba con molta calma e tranquillità, ma... Ecco, mettiamo un'altra qua.
Poi tanto voglio rendermi conto se gli alberi vengono effettivamente abbattuti o se rimangono lì tipo scenici. Vabbè, tanto ci mettiamo poco. Se qua tra un pochino la segheria rimane sprovvista di ambiente circostante, vuol dire che effettivamente funziona. Allora, poi, altra tenda. Facciamo pure questa. Ok. E poi energia abbiamo detto, la torre Tesla va bene, industria, qui non abbiamo le risorse necessarie, militare neanche. Io andrei di altra torre Tesla per allargarci fino al mare, diciamo. Ok, le strutture si stanno completando con molta calma. Ma quanto è bello poi graficamente già. Possiamo zoomare fino a qua e devo dire che graficamente è curatissimo. Ma ci avvertiranno prima che gli zombie attacchino? Perché vorrei evitare di fare tipo una pessima, bruttissima fine. Allora, qua procede tutto. Dunque, se io riuscissi. Allora, no, non ci arriva. Porca miseria, non ci arriva. Vediamo un po' se riusciamo a mettere la pescheria, no. No, non si può, non si può. Allora, è tost. Dunque, questo è il mulino. Il mulino si potrebbe anche mettere tipo qua. Dobbiamo allargarci un po', gioco forza, non posso continuare a far finta di niente. Altre tende. Abbiamo finito le risorse per farle. Bene. No. Cosa dice? Ah no, era semplicemente il pezzo di territorio che non andava bene. Vabbè. Si è affacciato il primo zombie. Aia. Forse è il caso di metterne tre di qua, eh. Ne lasciamo due qui. Oh, possiamo scegliere il primo sindaco. Dunque, le scelte sono fra Carrie Scholl e Alyssa Lister. Dunque, Carrie Scholl. Dunque, praticamente qui si parla di energia positiva che si diffonde tutto intorno. Dunque, il command center ha un raggio di più 4 e di controllo più 4, mentre lei ha una produzione del mulino più 2. Io direi più 4. Quindi possiamo arrivare un po' più giù. Poi, allora, tanto mi piace molto il fatto che i coloni non debbano essere controllati singolarmente, ma aia. Ho visto qualcuno. Infatti. Credo che sia necessario iniziare un po' a proteggersi. Pochino? Mesà, eh. Se si aumentasse un po'. Io devo estendermi un po'. Allora. Prima di tutto prendiamo. Ma niente, allora, il mulino non produce un aumento del raggio. Poi, quarry, questo è quella sorta di magazzino, insomma. Barra miniera. E lo potremmo mettere. Perché solo qua me lo mette? Non ha senso che non si possa. Ma non mi è molto chiara questa cosa del perché funziona in questo modo, ma. Vabbè, mettiamolo qua che dice 4. Uomini e donne. Allora, a noi ci serve drammaticamente una struttura difensiva. Tocca iniziare un po' a stabilire dei confini di qualche tipo. No, cosa sto facendo?
dei confini di qualche tipo, altrimenti non ne usciamo. Quindi... ah, porca miseria, ma ci devono stare le torri pure qua. No, allora devo dire che la cosa fondamentale è quella militare. Ci mancano... pietra 20 e lavoratori 8. Aia. Abbiamo una certa urgenza di avere nuove persone. Per cui io direi che potremmo... oh, gli zombie di qua. Il mulino. Difendete il mulino. Certo che... porca di quella miseria. C'hanno una tenuta strutturale veramente bassina, eh. Facciamo che questo che c'ha il fucile lo mettiamo a difesa qua. Loro due vanno bene lì. Allora, io qua ci devo mettere una torre Tesla per, tipo per forza. Per al... no, ci mancano i lavoratori. Ci mancano i lavoratori. E tocca mettere le tende. Tende qua. Uno. Perché qui no? Cos'è che non ti piace di questo punto qui? Vabbè. Tocca sbrigasse. Ci sono troppe poche risorse in questa zona maledetta e bisogna far qualcosa. Ma tipo troppo de corsa. Cibo 10, ecco. Mettiamolo lì. No, comunque penso che le risorse siano infinite, nel senso che se ti trovi vicino a degli alberi, gli alberi sono lì e rimangono lì per l'eternità. Non si toccheranno mai. Che è un aspetto in parte positivo, perché quantomeno possiamo anche stabilirci in una zona piccolina senza il rischio di... avere il dramma totale del dover trovare nuove parti da colonizzare. Allora, io continuo ad avere il problemino dei lavoratori. Per cui facciamo questo. Io sto facendo tende ovunque, ma che tocca fa? Ah, non abbiamo un coso per accumulare più risorse. Bene. Ci serve industria. Lavoratori 8. Dunque, la miniera. Allora, io farei un'altra miniera a questo punto. La facciamo. Sì, ma è poco il livello di pietra che mi trova. Allora, torre Tesla qui e torre Tesla qui. Forza, forza, ce la fai da solo, ce la fai. Ecco, meno male. Torre Tesla qui. Torre Tesla sono tipo fondamentali per tutto quello che c'è intorno. Bene, arrivati a sto punto io potrei fare finalmente forse il dannato peschereccio qua. Oh, finalmente. Cibo 27, 22, 18, 14. 14, dai. Ecco, mettiamole qua. È un incubo. È veramente un incubo. Perché la produzione è lenta. Siamo lenti, siamo. Ma meno male che ci stanno quelle che hanno le frecce poi, perché sennò... manca cibo. Cioè, manca sempre da mangiare, ma non si sa bene per quale motivo.
Facciamo altre cose dei cacciatori. 14. Qua mettiamo un'altra cosa per la pietra. Cioè, ma in pratica loro stanno prendendo la pietra da qua, non da... Sì, però non te puoi far passare intorno, no? Aia, aia. Terribile, terribile. Terribile, quello è stato contaminato subito. Ho bisogno di un altro uomo io. Facciamo così. Qua è troppo ampia la zona da tenere sotto controllo. Ti prego, non puoi morire, eh. Non scherziamo. Ok. Qua sono in due. Io ho bisogno di costruire qualcosa che difenda. Ma tipo troppo. Quanto manca? 8 lavoratori. Perché? Quanto ci vuole a costruire 3 case in croce? Su. Questa struttura sta bloccando l'accesso all'altro. Ah, ok, non si può esagerare con l'accumulo. Ok. Beh, io a questo punto proverei a scendere un attimino. Aia. Iniziano a essere tanti. Iniziano a essere veramente tanti. Ma tipo troppi. Oh, la struttura militare. Andiamo, su. Sì. Sì. Dai che forse... Mi sarebbe piaciuto... Anzi, mi piacerebbe... Più che mi sarebbe piaciuto che ci fosse il miglioramento delle varie unità, come era poi ai vecchi Command & Conquer. Mamma mia, questo corre pure. E iniziano a diventare parecchi comunque, eh. Credo che siano ah, ok. Che colpo. Adesso con molta calma io faccio... Aia. Faccio tutti i soldati necessari per sopravvivere alla causa. Perché altrimenti inizia a farsi problematico. Ma noi perché abbiamo questa scorta ridicola di legno? Cioè, io ho bisogno di costruire di più. Dunque, non c'è potenziamento per questi. Serve qualcosa che possa contenerli. Cioè questo. 8 lavoratori. E quanto cavolo ci vuole a crearli? 2 lavoratori servono. Cioè 2 a tenda ne escono. È un incubo. Forza, su, uscite fuori. C'è bisogno di voi. Lavoratori. Ok. E le metterei qua. Giusto per stare tranquilli. È il gioco bello, bello tosto comunque, eh. Veramente sembra banalotto. Oh. Sì, finalmente. Allora, facciamo questo magazzino. Così che magari la produzione possa aumentare un po', perché santo cielo. Allora, il ranger è pronto e la mettiamo là. Poi siamo al giorno 12, dobbiamo sopravvivere per 100. E non sarà affatto facile, credo. Ma manco per niente proprio. Che cazzo non è successo qua? Ma chi? Ma dove? Niente, abbiamo perso. Io ce posso credere. Qua non la riprendi neanche se arrivano i santi dal paradiso e ti aiutano. Ok.
È un po' più brutale di quello che avevo preventivato. Non me ne sono accorto. Cavolo, ma è tipo peggio dei film zombie più brutali della storia dell'umanità. Cioè, basta che te sfugge uno, quel singolo contamina gli altri. E cioè, uno, due e tre sono morti tutti. Come sarebbe se teoricamente nella realtà. Wow, 12 giorni. C'è da migliorare. Ragazzi, niente, io a questo punto direi che mi fermo qua, ma sono letteralmente innamorato del gioco. È andata via quasi mezz'ora senza che neanche me ne accorgessi, quindi figuriamoci quanto mi ha preso tutto. Gioco fantastico. Per adesso mi viene da dire gioco fantastico. Ancora in early access, per cui speriamo abbia ancora ampi margini di crescita, di miglioramento. Fatemi sapere che ne pensate. Io a questo punto vi lascio sia il sondaggio in alto a destra, perché io un'altra partita me la farei volentieri. Per cui fatemi sapere se volete rivederlo oppure no. E ovviamente vi lascio il link alla pagina Steam del gioco in descrizione affinché possiate giocarla anche voi qualora lo vogliate. Detto questo, fatemi sapere che impressione vi ha fatto, a voi soprattutto. E niente, noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.